Eccoci, bentornati. Siamo all'estremità della galassia, in un settore che si chiama il Vuoto. Abbiamo trovato una nave minerale sperduta. Ho già sbloccato, uscendo con la tuta, la nave e l'abbiamo recuperata. Adesso sto dicendo a un mio collaboratore di diventare capitano della nave, però mi dice che non c'è spazio, probabilmente perché. No, perché ho scelto la Perseus, ok. Assegna. Perfetto. Così la nave è diventata nostra. Eccolo il personaggio che Greetings. la recupera. È una nave da minaggio. Io adesso col teletrasporto ho utilizzato che abbiamo acquisito con la ricerca, vado direttamente nella. Si è attivata la funzione teletrasporto ATA e andrò nella Perseus direttamente. Quindi questo è molto comodo, vedete, col teletrasporto non ho bisogno di uscire Perseus, con la Vanguard. tuta, trasferirmi fra le navi, eccetera. Ok, questa nave abbiamo recuperata, adesso questa Perseus la facciamo tornare. Fra l'altro ho visto che ha della claytronica con sé, quindi la claytronica ci serve qui. Quindi andrò su commercio per il grande scambio e daremo. No, non serve la claytronica, perfetto, allora non serve. Allora a questo punto la faccio tornare vicino alla Falcon. Con la difendi comandante. Temo di aver sbagliato Can I qualcosa. help? Procedi con gli ordini, perfetto. Mentre la nave mineraria, vediamo un po', dovrebbe essere una nave che mina non gas ma minerali solidi. Infatti, io direi di farla minare in una zona tranquilla. Awaiting orders. Qui abbiamo un po' di sonde minerarie, abbiamo minerali metallici e silicio, però non ce n'è tantissimo, qua nemmeno e qua nemmeno. Invece abbiamo satelliti. Allora, 9.719. C'è più elio che però è liquido, metano che è liquido. Beh, qui silicio ce n'è. Allora, andiamo su grande scambio 4. Non me lo fa selezionare così. Grande scambio 4, ce n'è 12.600. Tre qua ce n'era 9.000. Quindi grande scambio 1, 27.000, no, decisamente in grande scambio 1. Ok, allora facciamo arrivare la nostra nave da minaggio. Gli diciamo di minare in grande scambio 1, che fra l'altro è vicino alla nostra stazione. E direi silicio.
Allora, facciamo estrazione mineraria, commercio lo spengo, scriviamo silicio e vediamo dove lo possiamo vendere. Ho un profitto, qui lo acquistano, quindi ecco, perfetto, è lì vicino, benissimo. Direi che ci siamo, abbiamo recuperato una nave, quindi faremo più profitti. Non abbiamo tantissimi soldi, allora vi faccio vedere che cosa ho fatto offline fino adesso. Abbiamo sicuramente stabilizzato la stazione di girasoli. Perché con la scostruzione del completa di tutti i moduli che ci eravamo prefissi la volta scorsa, vi ricordo che avevamo incrementato sia i moduli container, liquidi, eccetera, e poi avevamo costruito la produzione di olio di inostropo. Vediamo la nostra produzione che procede bene senza intoppi. Vedete che anche l'olio di inostropo è stato attivato e piano piano viene caricato nel container. E questo è il recupero dei soldini che finalmente siamo tornati, diciamo, ai fasti di qualche tempo fa. Il piccolo abbiamo fatto qui, anzi il piccolo abbiamo fatto con 2 milioni di crediti, adesso dovremmo riuscire a riportarci ai vecchi fasti e forse anche a superare questi profitti. Speriamo, vedete che qui i profitti hanno cominciato a riprendere, finite le costruzioni, quindi dovremo incrementare i quattrini. Altra cosa che ho fatto, allora, intanto con la Perseus che è veloce, qua non ha seguito i miei ordini di prima, devo aver sbagliato qualcosa. Facciamo una cosa, prendo io il comando. Greetings. Allora facciamo così, gli do io le istruzioni al pilota, ho sbagliato, scusate. Io l'ho già data l'istruzione, perché non la segue? Can I help? E vai con gli ordini. Perché non li fa? Tu devi difendere il comandante, porcaccia miseria. Perché non segui l'ordine che ti dico? Qua. Ah, adesso ci siamo. Perfetto. Dovrebbe partire adesso. Sì. Questa nave poi è veloce, quindi dovrebbe arrivare velocemente. Allora, mentre nel grande scambio, che cosa ho fatto? Ho pensato a una cosa utile, che è questa. Visto che per un sacco di moduli di ricerca le celle energetiche, celle di energia sono sempre necessarie, perché non produrle noi in modo tale da facilitare parte dei componenti che ci servono? Infatti vi faccio vedere, qui servono addirittura 5.000, ne abbiamo quasi la metà. E molto probabilmente anche negli altri casi, vedete qui addirittura 7.000, qui 25.000. Servono sempre le celle di energia, quindi abbiamo fatto bene a creare un modo per produrle da noi. Il problema è che finché non viene costruito, vedete adesso è al 54%, in 5 minuti verrà costruito. Abbiamo quasi terminato di procurarlo.
procurare tutti i componenti, quindi a breve riusciremo a completare anche questa parte. L'abbiamo completato questa parte di struttura di connessione con il modulo a croce. Prossimi obiettivi che voglio fare, ho visto che tutti i container sono small. Sarebbe stato utile avere dei container medi. Purtroppo li ho costruiti tutti small. Questo è un problema che mi porterò dietro per un po', ci penseremo con calma. Vedete che la nostra nave da trasporto 3, che era quella della famosa missione che avevamo lasciato in sospeso, sta portando 41 celle di energia. E penso che a breve le porterà e quindi termineremo anche di costruire la cella di energia. Ed è un'ottima notizia per procedere anche con il resto delle cose che ci servono. La nostra Perseus sta tornando alla base, quindi vedete che sta prendendo le autostrade, nave velocissima. Lasciamola fare. Entering system, Argon Prime. Allora, ruolo attuale difesa. Perché ruolo attuale difesa? Commercia per il magazzino. No. Allora, adesso qua difesa della stazione non mi serve. Entering system, Atikva's choice. Vediamo se c'è qualche missione. Ecco, io l'altra volta avevo visto una cosa relativa ai messaggi. Promozione del direttore ordinario. 4 ore fa. Guardia d'onore. Ah, vabbè, qui sono i gradi che ci hanno dato qua. Entering Alla system, cerimonia di silent promozione che witness. non sono andato, mi pare. Invito alla cerimonia di promozione, Paranid, e potremmo farle queste missioni. Rame divino dei Paranid. Sì, perché abbiamo aumentato enormemente la reputazione, quindi potrei andare anche con questa nave a questo punto. Quindi allora cerchiamo i Paranid. Questo dovrebbe essere. Qui c'è un personaggio, ma non credo che sia il capofazione. Capofazione qua. Entering system, 18 billion. Diciamo alla nostra Perseus di andare là. Vedete che piano piano i nostri profitti piano piano si dovrebbero incrementare. Vedete, 49.000, adesso 37.000. Dovremmo riuscire piano Entering piano system, memory of a conquistare profit. piano piano una sicurezza economica. Dopodiché potremo anche fare missioni più aggressive. Allora, qui abbiamo la Falcon Sentinel che ferma. Commercio automatico. Allora, qui direi che. Ah no,
Dobbiamo ancora portare delle cose per la ricerca, mi stavo dimenticando che mancano altre cose. Qui mancano ancora celle di energia, vabbè, ma qui adesso ormai le celle di energia le produrrà lui. Vedete? Mancano 28 secondi e adesso le costruisce. Entering system, right promise. Potrei costruirne addirittura due, però beh, per il momento lasciamo così. Ma la Falcon. Posso dire di procurare delle cose per la ricerca, quindi facciamo così, commercio con grande scambio. Entering system, Trinity Sanctum. No, devo fare. Commercio per il comandante. A Teseus la sorveglia e siamo a posto. Quindi abbiamo due navi da trasporto e la courier che vendono, commerciano per la stazione di girasoli. E poi abbiamo per il grande scambio, vabbè, due gruppi che fanno praticamente la stessa cosa. Però il trasporto 2 adesso, non per il magazzino, ma lo facciamo diventare mercante. Stessa cosa, l'altra nave. Quindi andranno a recuperare quello che serve per la ricerca. Celle di energia, vediamo se adesso le produciamo. Ci vorrà ovviamente un attimino. Ecco, vedete, sono partite. Quindi qua quelle che ci mancano la ricerca le butteremo qua e poi il resto le vendiamo. Elettronica avanzata e convertitori di antimateria non ne servono tantissimi, quindi questo raggio di azione 1, che è la seconda missione di ricerca, dovremmo farla velocemente. Vediamo. Allora, qui è atterrato la nostra Perseus, adesso scendo e vado dal rappresentante di fazione che mi darà un premio. It's an honor to see you here. Ma non è lui, Safe probabilmente journey. avevo sbagliato It's an honor qualcosa. to see you here. Qui potrei acquistare delle cose, ma adesso credo di non avere soldi, ho 337.000, quindi non. Vediamo per curiosità i moduli stoccaggio quanto costano. 619, quelli medi, non posso. Niente. Safe journey. È
stato un buco nell'acqua. Ho sbagliato probabilmente. Ho sbagliato persona. Vediamo un po'. Proviamo ad andare nell'ufficio del manager. Greetings. Safe journey. Allora, cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Reame divino dei Paranid, guardia d'onore dell'Uxara, rappresentante di fazione Reame divino dei Paranid. Sono andato a finire. Beh, secondo me è giusto. Allora il problema è che avevo già preso quel premio, non so come mai. Famiglie libere. Però io non so dove sono questi posti, mannaggia. Allora, proviamo ad andare qua. Andiamo un po' a tentativi. Ah, ecco. Famiglie libere. No, allora andiamo qua, va, alla famiglia Split, così magari ci abbiamo dei vantaggi. Quindi questo no. Andiamo qua. Bel viaggetto. Intanto vediamo la nostra nave di Silicio se sta. Fra l'altro la devo rinominare. Silicio. Entering system. Vediamo come Write si sta promise. comportando, se ha già fatto qualche scambio. Credo che stia minando, sì. Infatti.
sta esplorando il vuoto, che fra l'altro è pericoloso, e poi più avanti vi farò vedere il perché. Entering system, Yanamus Zura. Invece esplorazione 1, l'abbiamo vista qua, si sta ancora esplorando. Ma questa è una zona anche conosciuta, si poteva fare a meno di fargliela esplorare qua, però magari posiziona qualche satellite in più, gliela lasciamo fare. Metano 1, sta tornando dal minaggio, quindi probabilmente venderà il metano da qualche parte, e il 2 sta vendendo del metano qua e ha appena finito di probabilmente venderlo. Trasporto 3 sta cercando delle zone per comprare elettronica avanzata, convertitori per la ricerca. Allora, ho rettificato il viaggio perché rischiavamo di andare in questa zona pericolosa e quindi ho bypassato, ho fatto un viaggio leggermente diverso e sono andato qua sotto. Adesso praticamente diciamo al personaggio di attraccare. Siamo tranquilli, diciamo così, gli diciamo di attraccare direttamente. Ok, stiamo atterrando. Rappresentante di questa fazione. Sbagliato strada. Famiglie libere. E anche qui, vedete, abbiamo più 10, quindi ci darà dei vantaggi anche con questa fazione. It's good to see you, friend. Ecco, ricevi grado. We've been watching your work with great interest and wanted to reward you for it. I'm pleased to present you with a new rank amongst our organization. Of course, this rank comes with great benefits. These benefits are tied to the rank. So if you lose the rank, the benefits go too. But with your record, I'm sure we don't have to worry about that. I hope you find these rewards fitting to the work you've done and make the most of them. Oh, and you may also find that certain organizations under our jurisdiction now may have interest in you joining their ranks. Once again, I thank you for your efforts. We look forward to working with you more in the future. Split wish you fortune. Perfetto. Siamo alleati anche con gli split, vediamo licenze, vabbè, 10 milioni di crediti non possiamo permettercelo. Split wish you for... It's good to see you, friend. Tra i progetti adesso abbiamo accesso anche alle navi split. Vabbè, qui sono gli obiettivi futuri di navi, il problema è che costano un sacco. Equipaggiamenti. Mi interesserebbero i moduli medi, però costano troppo, niente da fare. Split wish you fortune. It's good to see you, friend. Ok. Split wish you fortune. E abbiamo fatto anche gli accordi con loro. Adesso torniamo velocemente, vediamo qua se c'è qualcosa. Manager, proviamo a vedere se c'è qualcosa di interessante, ma probabilmente no. Però già che siamo qua. Greetings. No, niente, Split wish you fortune. Torniamo alla nave. Direi a questo punto.
intanto, vabbè, la lasciamo un attimo lì e vediamo se qui adesso. Ecco, abbiamo iniziato a produrre le celle e penso che gli altri ci portino. Penso che gli altri adesso ci portino il resto, però controlliamo i quattrini. Infatti di stime non ce n'è, quindi non ci portano nulla se non diamo dei soldi. Facciamo 200.000. Ha segnato tre mercanti, quindi in teoria, vedete, mercante, qualcosa prima o poi devono portare. Invece qua sono mercante per la stazione di girasoli. Dovremmo essere a posto. L'olio di nostropo viene accumulato, per il momento non ne abbiamo ancora venduto. Vedete che le celle di energia sono scese parecchio, perché ne abbiamo acquistate e probabilmente anche vendute tante, quindi adesso poi avendo anche più spazio nei container, probabilmente è aumentato anche lo spazio qua, anche dell'acqua eccetera. Quindi dovremmo incrementare, ecco vedete, mostra di più, perfetto. Adesso piano piano dovremo arrivare a battere i record di incassi. Bene, è stata una puntata corta e tranquilla, direi che possiamo chiudere qui questa veloce puntata, alla prossima.